Lavorerò con trasparenza e chiarezza, così il commissario di campo di Donato ai microfoni di Teleelba e sull'aeroporto dice, lavorerò per i cittadini per lo sviluppo dello scalo e del Paese. Dopo le fiamme l'Elba conta i danni subiti dal territorio, forestale e carabinieri indagano su più persone acchiessi, bruciati ben 40 ettari. La chiesa di Forte San Giacomo intervengano i privati. La proposta del sottosegretario Ferri si attinga al bonus arte come nel caso del Colosseo. Gravemente lesionato il pino secolare di Monserrato, l'albero simbolo di Porto Azzurro, danneggiato dal fortissimo vento. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima Pagina. Questa sera la nostra rubrica di approfondimento è dedicata all'intervista di Teleelba al commissario prefettizio di Marina di Campo, Massimo Ridonato. Lavorerò con trasparenza e chiarezza, ci ha detto e sull'aeroporto aggiunge lavorerò per i cittadini e farò quanto è mio potere per lo sviluppo dello scalo e del paese. Si è messo subito al lavoro Massimo Di Donato, prefetto, vicario e nuovo commissario prefettizio di campo nell'Elba. È qui da poco più di una settimana, ma ha già le idee chiare sul passo da impartire alla macchina comunale in questi mesi. La prima cosa che fa è ringraziare il prefetto Maria Teresa Costantino per la fiducia che mi ha dato conferendomi questo incarico, dice. È un impegno importante che Di Donato ha intenzione di portare avanti con trasparenza, chiarezza e decisionalità per affrontare tutte le tematiche che interessano il territorio. Siamo Andati ad incontrare il commissario di Donato a pochi giorni dal suo insediamento per conoscerlo e farlo conoscere ai cittadini. Commissario di Donato, eh, la sua prima esperienza a eh, Marina Di Campo, che, che idea si è fatta in questi primi giorni che, ha, che è qui nel, nella, nel Comune? Un territorio assolutamente interessante, che ha eh, una vocazione turistica, che è certamente. Eh, eretaggio del passato ma con un eh, piede, anzi due nel futuro, perché mi sembra assolutamente proiettato eh, in uno sviluppo del territorio assolutamente rilevante. Sono opere pubbliche iniziate, soprattutto c'è eh, il problema dell'allungamento della pista dell'aeroporto che ha già avuto comunque pareri favorevoli e l'approvazione per la variante al regolamento urbanistico. Quindi su questo possiamo tranquillizzare un pochino i cittadini e soprattutto il Bani perché questi sono anche problemi comprensoriali. Certo. La sua presenza sull'isola sarà assidua, saranno gli uffici del Comune almeno due volte alla settimana, presente agli eventi organizzati dall'amministrazione con impegno di fare tutto il necessario per lo sviluppo. Del paese e dell'aeroporto. Si farà tutto quello che è nelle possibilità e nelle competenze del commissario per poter giungere a un risultato, si spera, il prima possibile. E che idea si è fatto di delle priorità, a parte appunto l'aeroporto, che possono interessare questo comune? Beh, certamente quella di mantenere alta quello che è lo standard qualitativo per l'accoglienza turistica, è già di per sé è molto elevato. E certamente migliorare e riprendere quelle che sono delle eventuali scelte eh, che sono state compiute dalle amministrazioni precedenti, chiaramente nell'ambito di quelle che sono, come ripeto, eh, le competenze della gestione ordinaria e straordinaria del commissario prefettizio. Eh, questo anche in collaborazione, in sinergia con le altre istituzioni? Ha già preso contatti? Assolutamente sì, abbiamo innanzitutto. Ho fatto eh, quelli che sono degli incontri con eh, tutti quanti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che appartenevano alla precedente amministrazione, i consiglieri eh, sia i rappresentanti della precedente giunta e anche tutti quanti gli altri consiglieri di maggioranza e di opposizione, per cercare di comprendere meglio quelle che sono le problematiche del territorio campese. Massimo Di Donato, sposato con tre figli, è dal 2012 vicario della Prefettura di Livorno, dove svolge funzioni di capo di gabinetto e dirigente dell'area ordine e sicurezza pubblica. Laureato in giurisprudenza, è entrato nei ruoli dell'amministrazione dell'interno nel 1994 ed ha assegnato come prima sede alla Prefettura di Milano, poi alla Prefettura di Lucca per assumere l'incarico di capo di gabinetto. Dal marzo 2005 ha prestato servizio al Ministero dell'Interno con vari incarichi presso il gabinetto del Ministro. Dal marzo tra marzo 2011 al dicembre 2012 ha lavorato alla Prefettura di Agrigento, capo di gabinetto e dirigente dell'area Ordine e Sicurezza Pubblica. Il suo incarico a campo nell'Elba dovrebbe continuare fino alla prossima finestra elettorale, prevista non prima della primavera 2017. Allo Stato eh, non mi sembra di aver avuto nessun tipo di eh, conoscenza o notizia. Per quanto riguarda quelle che sono eh, possibili eh, finestre elettorali prima di quella data, dalla indicata. Quindi dovremmo andare in primavera dell'anno prossimo. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura parliamo dei due incendi che hanno colpito l'isola nella giornata di domenica 7 agosto. Parliamo ovviamente dell'incendio di Calamita e dell'incendio di Chiesi, bruciati ben 40 ettari esemplare la macchina dei soccorsi. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Una giornata tremenda per la Toscana, una giornata da dimenticare anche per l'isola d'Elba. Domenica 7 agosto ha segnato purtroppo negativamente l'estate 2016, con due incendi stranamente scoppiati in contemporanea. In una giornata ventosa ed annunciata dagli addetti ai lavori come la giornata di maggior rischio dell'estate, poco prima delle 10 il primo incendio, le fiamme sono apparse a Monte Calamita nella zona della Valle di Fosco, in una delle aree più suggestive del Capoliveri Bike Park. Mentre addetti ai lavori, forze dell'ordine, volontari con due elicotteri subito in campo si gettano sul fuoco per limitarlo in qualche modo, scatta l'altro allarme a Chiesi. Le fiamme partite dal margine dell'abitato sono state spinte dal vento verso il crinale e, oltrepassandolo, verso la vicina valle di Pomonte. Qui il fuoco a esca più facile si espande in maniera paurosa. Arrivano altri elicotteri, arrivano anche due Canadair. Fortunatamente anche in questo caso la macchina dei soccorsi antincendi è esemplare e riesce a limitare i danni. Sfiorate alcune automobili salvate tempestivamente dai vigili del fuoco, attaccati e distrutti alcuni ripetitori telefonici tra licitelecom ed Enel. Il problema più grosso il fuoco lo provoca in un serraglio vicino al crinale soprastante Chiesi, dove due cani da caccia e tre somari vengono purtroppo soffocati dal fumo densissimo. A Capoliveri l'allerta massima termina intorno alle 13 con il presidio dei volontari comunque pronto a controllare le recrudescenze. Molti altri vengono dirottati verso Pomonte Chiesi, dove la situazione appariva più difficile da circoscrivere. Qui l'allerta è cessato intorno alle 17, con i Canadair e gli elicotteri che gradualmente hanno cominciato ad abbandonare la zona dopo averla magistralmente bombardata di acqua per ore. Ovviamente la bonifica è proseguita fino a buio, con un servizio di sorveglianza pronto ad intervenire in caso di focolai riattizzati dal vento. In conclusione, le stime dei danni al territorio parlano di circa due ettari bruciati a Capoliveri, mentre fra Chiesi e Pomonte ne sono andati in fumo ben 15. Restiamo sull'argomento, è stato trovato il punto esatto dove è scoppiato l'incendio di Chiesi, Forestale e i Carabinieri indagano su più persone, tutti i dettagli nel servizio. Il piromane non esiste, almeno nel caso dell'incendio di Chiesi. Non ha ragione di essere dunque l'accanimento mediatico che è montato sui social media dopo la giornata di domenica 7 agosto. A confermarlo è il comandante del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, Jacopo Mori. Abbiamo trovato nel corso delle nostre indagini, ci ha detto Jacopo Mori, il punto esatto da dove è partito il fuoco a Chiesi nel quale era stato iniziato un abbruciamento di sterpaglie che non controllato ha provocato quello che abbiamo visto tutti. È certo dunque che si è trattato di una clamorosa imprudenza, vista la pericolosità conclamata della giornata di domenica 7 agosto, con una siccità altissima in corrispondenza di una giornata di vento forte. Stiamo indagando insieme a carabinieri nei confronti di più persone attenzionate, ha aggiunto il comandante Mori, anche se da parte dei testimoni ascoltati c'è una certa reticenza. In effetti, se si individuasse i responsabili dei focolai che ha scatenato l'incendio, per lui scatterebbe la denuncia per il reato di incendio colposo che prevede pene da uno a cinque anni, oltre alla questione civilistica legata al danno ambientale e al risarcimento dei danni subiti dai privati. La superficie bruciata, ha precisato ancora il comandante del CTA della Forestale, è molto più grande delle prime stime diffuse e si aggira intorno a 40 ettari. Purtroppo non siamo ancora fuori dall'emergenza e ci aspettano giorni di massima allerta. Vale la pena ricordare, ha aggiunto Mori, che siamo in un periodo di divieto assoluto di accensione di fuochi. Invitiamo quindi nuovamente i cittadini a tenere comportamenti prudenti nelle attività in prossimità delle zone verdi. Cambiamo argomento e parliamo della chiesa di Forte San Giacomo. C'è la proposta del sottosegretario Ferri che dice intervengano i privati e si attinga al bonus arte come nel caso del Colosseo. Un intervento di privati potrebbe riportare al suo splendore originario la chiesa del carcere di Porto Azzurro. È questa l'idea scaturita nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella casa di reclusione Pasquale De Santis venerdì 5 agosto 2016 alla presenza dei vertici dell'amministrazione penitenziaria. La richiesta di intervento, arrivata dalla professoressa Licia Baldi, presidente dell'Associazione di Volontariato Dialogo, ha raccolto subito il favore dei presenti, a cominciare dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Giuseppe Martone. Ad intervenire in maniera concreta è stato però il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, che ha ipotizzato un interessamento di imprenditori privati per risolvere il problema della Chiesa di San Giacomo, attingendo al cosiddetto bonus arte che dà la possibilità di importanti sgravi fiscali a chi esegue interventi di questo genere. Faccio un nome ad esempio quello dell'armatore onorato, ha detto fra l'altro il sottosegretario, ma potrebbero essere anche altri gli imprenditori interessati. Pensiamo a quello che è stato fatto sul Colosseo da, della Valle da altri imprenditori, e quindi loro possono con, dei gravi, con degli sgravi fiscali importanti dire: Investo nel, nella, nella cultura, investo nell'arte. Allora, oggi, i nostri imprenditori italiani e anche stranieri, ma io lo appello, lo faccio a Onorato e a tutti quelli che lavorano in questa realtà, che amano questa isola, che conoscono la storia di questa, di questa isola e che la vogliono crescere, la vogliono vedere crescere, allora. Ora um, usufruite di questo beneficio che ha introdotto la legge col bonus arte e con degli sgravi fiscali importantissimi, quindi con dei costi e dei vantaggi che può avere l'imprenditore, potrebbero regalare a questa realtà, a questa isola, a questa città, ridare questa chiesa di San Giacomo che rappresenta davvero il fiore all'occhiello per questa comunità. Quindi io spero che il mio appello venga accolto. Per la cronaca l'intervento necessario per rimettere in sicurezza la chiesa di San Giacomo monterebbe a poche decine di migliaia di euro. Fra l'altro la sovrintendenza regionale per le belle arti ha recentemente prelevato quattro dipinti d'epoca dalla chiesa, affidandoli agli esperti di una università americana per il restauro e facendo sapere che se la chiesa non verrà ripristinata difficilmente quei dipinti riprenderanno il loro posto. Ha riaperto oggi lo storico relè delle picchiaie, ad annunciarlo il proprietario Francesco Paladini, che ne è tornato in possesso il primo agosto scorso, dopo la chiusura, per problemi creati dalla gestione precedente. Riaperto da oggi, lunedì 8 agosto, il Relele Picchiaie. Ne dà annuncio lo storico proprietario Francesco Paladini che proprio qualche giorno fa aveva spiegato le sue intenzioni in questo senso dopo la chiusura della struttura per i problemi creati dalla gestione a cui era stato affidato da circa due anni e mezzo. L'hotel era stato chiuso dal 1 agosto scorso dopo che era giunta a termine la mediazione iniziata nel dicembre 2015 dalla proprietà nei cui confronti la società di gestione aveva accumulato numerosi debiti. Si presentavano problemi di insolvenza anche per quanto riguarda le utenze del relè, senza contare che erano state annullate tutte le prenotazioni già ricevute per i prossimi due mesi. Paladini, dopo il buon esito dell'esecuzione per consegna e rilascio dell'immobile che quindi era tornato nella sua disponibilità, aveva annunciato insieme al suo legale, l'avvocato Alessandro Moretti, che presto l'hotel avrebbe riacquistato il prestigio che lo ha contraddistinto nel tempo. La proprietà non si è lasciata intimidire dagli ostacoli e in pochi giorni è riuscita a riaprire la struttura e anche se deve ricominciare da zero a stagione inoltrata. Ora il suo obiettivo è il recupero dei rapporti in essere con le agenzie e i motori di ricerca turistici per portare ospiti nella struttura. Non è stato annunciato quante camere apriranno e quale sarà il personale confermato per questa ripartenza. L'importante è che l'hotel sia tornato nelle nostre mani, aveva detto Francesco Paladini poche ore dopo la chiusura. La situazione non era semplice, ma ce l'abbiamo fatta a riaprire per dare continuità alla gestione. Gravemente lesionato il pino secolare di Monserrato, l'albero simbolo di Porto Azzurro, è stato danneggiato dal fortissimo vento nei giorni scorsi. Vediamo tutti i dettagli nel servizio un dolore forte come se qualcuno di famiglia avesse avuto un incidente. Questo è quanto hanno provato e non crediamo di esagerare nella mattina di sabato 6 agosto gli abitanti di Porto Azzurro alla notizia che il forte vento della notte aveva provocato una grave lesione ad un ramo portante del pino di Monserrato, un imponente pino marittimo secolare simbolo non solo della località omonima insieme al santuario, ma dell'intero paese. Subito sul posto la polizia municipale, insieme al sindaco Luca Simoni, alla protezione civile della misericordia di Porto Azzurro e immediatamente dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Ferraio e gli uomini del corpo forestale dello Stato, per verificare l'entità della lesione. La strada è stata chiusa per precauzione in attesa di verificare se fossero stati pericolanti anche altri rami, ma la viabilità è stata presto riaperta in un percorso alternativo. La struttura dell'albero è apparsa comunque sana, anche se è parso strano che un pino secolare di queste dimensioni abbia ceduto in quel modo dopo aver sopportato secoli di vento. Dopo le opportune verifiche il personale della società partecipata dall'Arcon ha provveduto a tagliare i rami lesionati. L'albero monumentale solo qualche anno fa era stato adottato dalle scolaresche di Porto Azzurro, che in una suggestiva cerimonia lo avevano soprannominato nonno Pino per la sua imponente struttura e per la sua età ultrasecolare che ne ha fatto un pezzo di storia del paese. Bentornati in studio, apriamo questa seconda parte del telegiornale con un incontro speciale nelle acque dell'isola d'Elba. Le immagini di un cavalluccio marino avvistato alle cannelle vicino Porto Azzurro ci arrivano dal diving Stefano Sub. Vediamo. Ancora un emozionante avvistamento nel mare dell'isola d'Elba. Questa volta però le immagini che vi proponiamo non sono state girate in superficie ma direttamente in profondità. Grazie agli amici del Diving Stefano Sub di Porto Azzurro che durante un'escursione alle cannelle fuori Capodarco hanno incontrato uno degli abitanti più affascinanti del mare, il cavalluccio marino. I cavallucci non sono rari, ci ha raccontato Stefano, ci sono qui da noi molti punti di immersione ma vanno cercati perché si mimetizzano moltissimo. Due volontari hanno riverniciato la casetta delle Ghiaie. Alla richiesta di collaborazione da parte dell'amministrazione comunale per togliere le brutte scritte dalla casetta di legno nei giardini delle Ghiaie, usata in estate come biblioteca per bambini, hanno risposto due persone che con pennelli, vernice e tanta buona volontà hanno verniciato le parti danneggiate della casetta con la collaborazione del consigliere Fornino. Ringraziamo, dice il consigliere comunale Riccardo Nurra, nonno Carlo e zio Stefano per aver dato una mano a mantenere dignitosa la struttura. Ora, visto che ci sono nuovi giochi per bambini, sarebbe carino e opportuno che altri volontari cancellassero le scritte fatte nei vecchi giochi. Bene, passiamo adesso a una nuova notizia e parliamo della programmazione estiva degli eventi di Portoferraio, il successo dei Giotto Raldo e della Regolis Band. Entrambi gli eventi hanno avuto un pubblico numeroso e mercoledì arriva Paolo Belli. Vediamo. Sbagliando sul sei tu, Francesca non mai chiesto di più. Si potrebbe dire buone le prime ed in effetti, dopo lo spettacolo apprezzatissimo del nostro canto libero con Gianni Dallaglio, storico batterista di Adriano Celentano, Portoferraio ha proposto nello scorso fine settimana due altri spettacoli musicali che hanno incontrato il gradimento del pubblico, a corso numeroso con Joy Toraldo e J.F. Little Fight in Piazza Cavour a Portoferraio con musicisti e interpreti conosciuti in tutta l'erba solo musica italiana ben suonata e magistralmente interpretata il viaggio fra le note delle canzoni che hanno accompagnato la nostra vita applausi a scena aperta e continua richiesta per un repertorio che comprendeva le migliori hit del panorama musicale italiano poi sabato 6 agosto la Regolis Band con una cover dei Pink Floyd fra le più apprezzate richieste in tutto il territorio nazionale dieci musicisti sul palco che hanno regalato sensazioni indimenticabili attraverso brani intramontabili. The Dark Side of the Moon, The Wall e Wish You Were Here, oltre a brani altrettanto indimenticabili quali Echoes e Shannon You Crazy Demon, insieme a molti altri. Le manifestazioni sono state organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Prologo. In calendario adesso il 10 agosto il concerto di Paolo Belli con la sua Big Bang. Parliamo adesso della seconda edizione della rievocazione di Nisporto, il principe e la ballerina, che sarà di scena mercoledì 10 agosto sulla spiaggia Riese. Mercoledì 10 agosto a partire dalle 18 sulla spiaggia di Nisporto si rinnova per il secondo anno consecutivo l'appuntamento con la rievocazione di un amore di altri tempi. La storia è quella del principe e della ballerina di Nisporto. Si racconta che la donna dopo aver calcato le scene di teatri importanti in Italia e all'estero improvvisamente si ritirò dal palcoscenico e scelse la località di Nisporto come sua dimora. Pare che spesso personaggi importanti si recassero a farle visita e che per omaggiarli lei facesse preparare feste e banchetti. Ma tra i personaggi e gli episodi che hanno caratterizzato la vita della donna nella frazione, quello che ha fatto nascere la leggenda risale ad una sera degli anni 20-30, quando sulla spiaggia apparve un lungo tappeto rosso e che in lontananza si vedesse un'imbarcazione dalla quale scese a terra un signore in divisa, che si recò a far visita alla ballerina per poi ripartire e non tornare mai più. Da qui nasce la storia del principe e della ballerina di nisporto che sarà narrata da Marta Giordani la sera appunto del 10 agosto. La rievocazione inizierà alle 18 con musica live con il Cima da Firenze, seguito un'ora dopo da aperitivo a tema al beach bar, alle 20 cena ad acqua salata e la scialuppa. Alle 21.45 concerto lirico con il trio. Alle 22.15 balletti a cura di espressione danza e infine alle 22.30 l'arrivo all del Duca a via Mare, accolto dai figuranti del dell'Associazione Storie. È tutto per questa edizione del telegiornale di Teleelba. Vi ricordo che per gli aggiornamenti e le notizie della nostra isola è possibile leggere il nostro giornale online www.tnews.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.